Buongiorno a tutti, oggi è martedì 11 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e FTSE MIB. Perché è molto importante per un analista quantitativo dei mercati andare a vedere sempre i grafici a più time frame e avere sempre più ipotesi in testa? Per il motivo che vi sto per illustrare in questo momento. Dato che stiamo per avere un'apertura con 200 e 8 punti in più, su FTSE MIB, in questo momento siamo a 250 punti e sul tedesco siamo a 115. Bisogna fare una riflessione su quello che sta succedendo perché l'apertura sarebbe attorno ai 19.862, 19.862, quindi saremmo qua più o meno, ok? E saremmo comunque soltanto al quarto T-3, per cui vado a riprendermi un grafico a un time frame differente, time frame giornaliero, e cerco di capire che cosa è successo. Ovvero, avevo in testa anche una ipotetica seconda centratura, e ve la faccio vedere, perché è sempre rimasta qua. Che cosa vedete scritto qui in alto e potete ricontrollare nelle analisi precedenti? Che, dato che abbiamo avuto un settimo T-3 inverso, guardate questo massimo, che ha fatto un massimo di nascita a 19.973 e un altro a 75 di due tick più alti, questo è ribassista, per cui può tranquillamente aver chiuso il T settimanale al quale appartiene. E a questo punto questo T inverso può essere quello che è partito effettivamente da qua e che ha creato un secondo T-3. Qui potremo togliere tra poco il punto di domanda. Terzo, quarto, qui non c'è più bisogno di metterlo in rosso perché non è in finale. Quinto, da qui è partito il secondo T-1, sesto, settimo, e quindi saremmo all'ottavo T-inverso. Oltretutto, essendo arrivati a un ottavo T inverso e con un'apertura di questo genere, avremo la condizione molto più che minima per andare in chiusura di un T più, non soltanto di un T inverso, ma di un T più 1 inverso. E ve lo faccio vedere. Per avere la chiusura di questo T più 1 inverso, avremo bisogno di perlomeno, con cosa chiude un T più 1 inverso? Chiude con un sottociclo di 3 gradi inferiori ribassista, quindi rialzista l'indice, e quindi avremo bisogno perlomeno di un T-2 inverso ribassista, ovvero di un 2 giorni ribassista. E qui avremo ben più di 2 giorni ribassista, se apriamo in questa zona qua, avremo 1, 2 e 3 giorni, quindi avremo persino un T-1 a 3 tempi ribassista, d'accordo? Questo è il discorso che bisogna sempre andare a fare, andare a verificare se le cose non tornano particolarmente bene, che cosa sta succedendo. Per cui con questo movimento andremo effettivamente a chiudere tutto questo movimento e poi a tenerci pronti per la partenza del secondo T più 1 inverso. Quindi dopo questa salita di chiusura bisognerà iniziare a vedere quanto si può spingere verso il basso, anche perché questa è una condizione che arriva all'ottavo T-3 inverso, non all'undicesimo. Quindi andando sopra questo massimo, noi abbiamo la condizione minima per la chiusura di un T più 1, un T-2 ribassista, inverso
ribassista e quindi rialzista di indice, ma non è detto che si fermi qui. Ok? Per quanto riguarda il DAX, situazione anche in questo caso fluida, l'unico problema è che qui non abbiamo avuto un massimo superiore a questo o a questo. Per cui in questo caso dovremo andare a verificare, sempre su un time frame differente, che cosa sta succedendo. Anche in questo caso iniziamo dai cicli maggiori. Qui siamo a 15 barre, quindi siamo su un T-1. Dobbiamo andare a fare una scansione temporale differente rispetto all'attuale. Teoricamente dovrebbe essere simile a quella per FTSE MIB, per cui questo me lo vado a spostare qui. È il 30 luglio. Saremmo arrivati, come detto, a 8 barre. Per cui anche la precedente considerazione va rimodulata a 7 più 8. Ok, giusto per chiudere il cerchio sul FTSE MIB. Per quanto riguarda invece il nostro DAX, bisogna appunto capire, perché qui è differente la situazione, nel senso che qui manca un massimo superiore al precedente per far partire da qui il secondo T inverso. Per cui vediamo un attimo che cosa ci dirà il mercato oggi, perché anche qui l'apertura sarà di 120 punti superiore, quindi a 12.805, 12.805, andiamo persino qua sopra, e a quel punto vedremo da dove può essere partito il nostro inverso. In realtà, forse partito da qui sarebbe comunque un posto inizito come chiusura, arriverebbe dopo un sesto T-3 inverso e il giorno 28 luglio, quindi il 28 luglio è qua, ok? E come vedete potremmo avere appunto essere già a 10 barre, anche perché qui la durata può essere più corta e possono essere 5 barre di daily e in realtà 6 di T-3 inverso. Direi che siamo a tutto. Ho detto, voglio dire tutto, quindi attenzione, dopo la spike verso l'alto, la chiusura che avremo, attenzione a vedere che forza ci sarà e che spinta ci può essere verso il basso. D'accordo? Perché se non avremo particolare spinta verso il basso, proseguiremo a chiudere ancora i settimanali, perché qui siamo arrivati appunto a 8 candele e si può andare a 9, 10, 11. Successivamente, quando inizierà ad esserci spinta, partirà un secondo T più 1 inverso. E quindi andremo a chiudere anche questo T settimanale, che comunque è già arrivato oltre la durata media dei 6 giorni e dovrà andare a chiudere poi a un certo punto anche un settimo T-3. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata. La mia sarà splendida perché ho già deciso così.